fermata obbligatoria. Cosa bene questa è, fermata obbligatoria. Fermata obbligatoria 2.0, adesso ovviamente ci troviamo in studio, non sono da sola, insieme a me ovviamente c'è il mio compagno di viaggio, Vincenzo Cusumano. Ciao Vincenzo. Ciao. E non siamo da soli, ovviamente abbiamo nuovi ospiti, nuovi talenti, e ci troviamo ovviamente a Caltagirone. Voi siete calatini? Sì, sì. E stiamo parlando con Peppe, ben trovato, e ovviamente Samuele, che è insomma suo compagno di viaggio, quindi anche tu insomma... sei ormai diventato una spalla, forse è quello che lavora di più dietro le quinte, adesso mi spiegherai un po' come funziona. E iniziamo questa chiacchierata intanto conoscendo un po' più da vicino ovviamente Peppe. Parlami un po' di te, poi magari mi spiegherai tutta un'altra serie di interessanti interventi che avete in progetto insieme a Samuele. Allora, io ho iniziato a fare musica già da piccolo. Comunque era più un modo divertente per me, comunque scrivevo e suonavo, avevo la passione della chitarra, di voler diventare un chitarrista. E due anni fa, all'incirca sì, due anni fa ho conosciuto un programma tramite computer che mi aiutava a fare delle basi musicali. Quindi stiamo parlando di software? Cos'è? Sì, software, qualcosa più da computer. Una volta imparato comunque bene a fare le basi musicali, ho detto ma perché ora ci scrivo un testo sopra, ci scrivo e vediamo quello che riesco a fare. E alla fine sono riuscito a portare avanti un qualcosa che ora, oggi comunque ritengo sia buona per me. Bene, Vincenzo ha appena detto che quando era piccolo, cioè da piccolo ha avuto questa passione, quindi secondo me la domanda che gli dobbiamo fare è ad entrambi: ma quanti anni avete? Magari passiamo anche il microfono a Samuele, così vediamo un attimino di capire. E quindi Peppe, tu quanti anni hai? Io ne ho 17. Io ne ho 15. Ecco, come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti... Siete giovani, intanto complimenti giovanissimi, già insomma sì, artisti, grazie. Che vogliono insomma far valere, portare avanti la propria professione, sicuramente la vivete come una professione, no? Sì. All'incirca. Perché io più come una passione. Ecco. Una passione. Ci siamo conosciuti tramite amicizie, comunque uscendo un pomeriggio così. Amici di amici, comunque siamo riusciti a conoscerci. E poi abbiamo avuto quell'idea: tu sai fare video, io so fare le basi, uniamo il tutto, vediamo cosa ci esce. Bene, cioè, quelli sono gli argomenti, cioè, che vi portano oltre a parte tecnicamente, vorrei capire come siete arrivati a tutto questo, cioè che avete trovato il software, cioè, ma dove, qual è il vostro laboratorio? Allora, prima di tutto siamo arrivati a questa conclusione perché io ho la passione per il videomaker, quindi montaggio video, tutte queste cose qui, anche perché ho la passione di YouTube, quindi faccio lo YouTuber. E poi con lui, visto che lui canta eccetera, abbiamo detto perché non provare a fare la tua canzone con un montaggio video di me, cioè fatto da me, e vedere cosa ne esce fuori. Abbiamo provato e ci siamo riusciti abbastanza bene. Vincenzo, qui c'è la concorrenza, capito? Insomma, quindi su YouTube come posso trovare, quindi? Allora, a me può trovare come Sam, cioè si scrive Sam ma si dice Sam. Lui come Dark P. Come Dark P. Bene. E da lì insomma vi siete conosciuti, avete iniziato insieme, piano piano avete messo in discussione le vostre idee, no? Sì, quindi certo. Testi, idee, voce e quant'altro, quindi nasce diciamo il primo pezzo, insomma, il primo lavoro discografico. Chi me ne vuole parlare di questo lavoro discografico? Allora, primo lavoro discografico con video e musica da parte sua, perché io ho iniziato molto prima su YouTube a mettere dei pezzi, anche su Facebook, piccoli freestyle, come per far uscire un qualcosa, molto prima del progetto che comunque sarà l'esordio di tutto, detto così. Invece da pochi mesi abbiamo aperto un progetto, noi due abbiamo questa idea di aprire questo progetto, quindi abbiamo fatto già un video che è uscito circa un mese fa, dal titolo Continuerò, e quindi abbiamo proprio preso la canzone, quella sua, e realizzato il video ufficiale della canzone, registrando in vari posti, proprio di Caltagirone, e quindi abbiamo registrato questi
diciamo, queste varie clip e poi l'abbiamo montato tramite la canzone, il significato della canzone. Quando si sceglie, insomma, di scrivere un pezzo, no? Cioè, quali sono, ecco, quale dimensione voi vi ritrovate? Mi chiudete, cioè, in questa vostra location, quindi ognuno separatamente crea la sua realtà per la mettere in discussione, oppure proprio sei tu, Peppe, che vai, qua c'è un testo... Allora, parte il lavoro. Tutto, allora, io per scrivere una canzone metto molto tempo, molta passione e metto sempre in prima fila il cuore, perché io quando scrivo una canzone comunque non è che porto un testo inutile, che racconto che so di quello che ho fatto il pomeriggio, io racconto quello che ho veramente dentro, quindi quando scrivo la canzone nei momenti magari più bui oppure quando sono più felice... Prima realizzo la base, dico un pomeriggio ho questa idea di base, ho questa melodia in testa che proprio mi si è inculcata dentro, mi metto davanti al computer e creo la base. Una volta finito questo, magari potrebbe passare un mese, una settimana, mi ritrovo da solo a casa, prendo la penna o il programma tipo Work, messo così, e inizio a scrivere quello che ho dentro, quello che mi fa male oppure quello che mi fa stare bene, cioè scrivo, quello che ho dentro butto fuori. Allora, io non so se in qualche modo già vi abbiamo incuriosito, io guardo Vincenzo perché noi abbiamo dei tempi ovviamente web, quindi se vi abbiamo lasciato un po' di curiosità, restate con noi, torniamo, vediamo qualche frame e siamo sempre in compagnia di Peppe, Samuele e Vincenzo. Stato parlando con Peppe, nel frattempo avete visto qualche frame di un lavoro che poi insomma parleremo, andremo ad approfondire per quanto riguarda il work in progress, però intanto prima di passare ovviamente la parola a Vincenzo, volevo chiedere a Peppe quali sono gli idoli musicali, tra virgolette, insomma le tracce che avete seguito, che vi hanno influenzato sia a te che a Samuele. A questo punto sono curiosa di conoscerti. Allora, i miei idoli principali, parlando anche su un fatto più del passato, allora, parlando del passato, ho avuto vari idoli, non incentrati sul rap o sulla trap, ed i miei idoli erano, si può dire, Cesare Cremonini, Modà, ascoltavo questi generi. Mi sciolgo, poi... con i Modà mi sciolgo comunque. Poi, appena ho conosciuto il rap, che comunque ho sentito una canzone che era molto cattiva da parte del mio idolo, che in questo momento è Mostro, ho detto... Nel rap posso parlare, posso esprimermi, posso dire quello che voglio, se ho da dire una parolaccia o comunque se voglio dire una cattiveria, una cosa più dolce, posso farlo. E farlo come anche. E ho pensato comunque all'idea che avevo detto prima di iniziare con la base, scrivere. Scrivendo comunque qualcosa esce sempre, che può essere o sia cattivo o che buono. L'importante è che lasci un messaggio. Si distruggono, sono un errore e basta. E io lo so che le parole adesso uccidono, ma se non mi uccidi continuerò. E sono parole fantastiche, vivo nel tempo e io saprò recuperare queste immagini. E se mi perdo continuerò, come le frasi espresse sopra sto quaderno. Siamo immagini distrutte, cambiamo nel tempo, cambiano le cose se sprechi non tornano indietro. È sempre stato facile sparlarmi da dietro, ho raccolto rose bucandomi le mani. Ci sono state volte in cui non sembravamo umani e siamo stati uguali, abbiamo sogni strani, sogniamo di volare in alto come gli aeroplani. Mi chiedono sempre perché su ogni pezzo parlo di te, se si ritrova un pezzo di me parlate sempre, anche se c'è una verità nascosta sulle vostre storie. Avete vite noiose, siete brutte copie, amate un sistema che ci sta uccidendo e io sparo ste cazzate scritte su un
quaderno e butto fuori il male che mi trovo dentro. Siete tante merde, per questo non vi calpesto. E gli errori si distruggono, sono un errore e basta. Io lo so che le parole adesso uccidono, uccidono, ma se non mi uccidi continuerò. E sono parole fantastiche, vivo nel tempo, io saprò recuperare queste immagini. E se mi perdo continuerò. Beh, direi a questo punto, Vincenzo, la stessa domanda gliela possiamo rivolgere anche a Samuele, quindi l'idolo, il tuo idolo, magari passi un attimo il microfono e poi dopodiché poi Vincenzo ha le domande da farti. Allora, per quanto riguarda il mio idolo, possiamo parlare più che altro di canzoni, stavo parlando di videomaker, quindi i miei idoli per videomaker si parla più il gaming, cioè sul gioco, sui videogame. Più che altro sui video gameplay, ecco, il montaggio dei video, quindi giocando e fare vedere alla gente quello che fai tu, come giochi e cioè tutto questo. La mia passione è YouTube. YouTube è una piattaforma in cui io mi diverto pubblicando dei video. I miei video possono basarsi sul videogame, quindi giocando ai videogame. Ok, la c'è, la isola, piccolina, direi di andarci perché ogni volta raga. Oppure basandosi sui videovlog. La mia passione per YouTube nasce all'incirca un anno e mezzo fa, quindi da lì ho cominciato a montare i video e da lì pure nasce la passione per il video editing. Vincenzo, allora che domande vogliamo fare a questi bravi artisti? Gli artisti e i talenti, eh? Perché hai iniziato a fare i video? Ok, allora ho iniziato a fare i video primissima cosa perché ho guardato altri youtuber, altre idee, le sue idee, quindi ho preso spunto da loro e quindi ho detto perché non posso anch'io mettermi in prova e dire un po' quello che faccio io, come gioco, i miei pensieri, quindi rispondere alle domande, anche quelli dei miei fan, se si possono chiamare così, oddio, fan, seguaci. E quindi ho cominciato e da lì poi sono andato avanti e in questo momento mi trovo a metà strada, diciamo, tra il non conosciuto e conosciuto da qualcuno. Cioè 15, 17 anni, ragazzi, mi fate veramente paura perché no, è bello insomma vedere tanta grinta, tanta voglia di fare e poi il fatto che siete comunque con i piedi per terra, che non vi montate la testa, comunque avete delle fan sicuramente che vi seguono, sì, insomma, sì, che vi ha portato, sì. A parte ovviamente la famiglia che si sa, insomma, quella ci sostiene no, al primo posto, ma poi insomma nascono anche tante cose, quindi ci sono anche le pischellette che vengono, sì, a dire, sì, sì, quindi ragazzi insomma mettetevi perché questa è una cosa che porta insomma share. Va bene, Vincenzo, prossima domanda la facciamo a Peppe? Eh? Sì. Perché hai fatto l'album Hai Vinto? Ho vinto. Allora, l'album Ho Vinto. Anche lei ha fatto la domanda, bravo Vincenzo. Allora, l'album Ho Vinto, come puoi capire dal titolo, diciamo ho vinto. Ho vinto cosa però? Non parlo, allora, su quest'album c'è proprio un filologico da seguire dalla prima traccia fino all'ultima, in ogni traccia comunque puoi notare che c'è sempre un qualcosa di più. Se non l'avete ascoltato lo trovate su YouTube. Ho vinto, allora, ho vinto perché, in poche parole, come dice la parola, ho vinto che cosa? È un modo di dire, perché io in quest'album non ho vinto niente. Ho vinto però contro chi? Contro me stesso. Sono riuscito a, con quest'album, a buttare fuori tutto. Sono, come per dire, sono rinato, mettiamola così, come una rinascita messa su questo piano. Ed è anche, cioè per me è stato uno degli album più forti che ho potuto scrivere, perché ho messo veramente tanto impegno, ho messo quasi 4 mesi per scriverlo. Qual è il messaggio che vuoi dare? Con... Allora, nel messaggio Ho Vinto comunque parlo, non parlo di me stesso in questo album, ma parlo con le persone che ascoltano. Perché se l'andrete ad ascoltare noterete che io parlo molto con lo spettatore, messa così. Ed è un modo per, come per dire, sei cascato, tirati su da solo, non farti aiutare, vai da solo, continua, sarà difficile perché ci sono molte tracce, come difficile continuerò la quale abbiamo fatto il video, continuerò a fare cosa? A fare quello che mi piace. Non smettere di credere. Non fermarti mai. Anche quando ti buttano giù, continua sempre, vai ancora più forte, fai vedere agli altri che tu ce la puoi fare.
non ci sono più colori, su sto mondo non mi sento vivo. E quindi ancora una volta ho scritto una canzone. Se sei tra i tanti, ascolta queste mie parole. È una sconfitta dolce, le cose sorprendenti. E queste barre, come sempre, non donano niente. Allora mi farò ascoltare. Ho preso penna e carta per riuscire a trasformare i disegni che si celano nella realtà, per riuscire a scappare lontano da qua. E ancora oggi mi regali un'emozione. Non mi sorprende affatto se da tempo ho in mano il tuo cuore. Ma quindi voi siete dei vincenti, no? Dobbiamo ammettere, sì, cioè questo atteggiamento è un atteggiamento di un vincente, perché deve essere così, no? Diamolo questo messaggio, no? Perché noi sappiamo, insomma, la vita non è facile per nessuno, a qualunque età, insomma, le difficoltà sono incredibili. Tutti viviamo una dimensione, però l'atteggiamento propositivo deve essere questo, di un vincente, perché lasciarsi andare non porta a nulla, giusto? Questo viene molto. E poi soprattutto l'austerità è un'età abbastanza delicata, il filone è molto difficile, sì, no? Da sì. Quindi sicuramente forse voi vivete una realtà che io magari ormai non percepisco più, cioè percepisco problematiche differenti, quindi forse voi che la toccate un po' più da vicino vi sentite di lanciarlo questo messaggio, sì, tra voi giovani, no? Perché insomma la vivete veramente, la toccate con mano, e però penso che l'importante è appoggiarvi, quindi aiutarvi anche tra di voi, e questo sicuramente, questo strumento ti permette di fare anche questo, di arrivare agli altri, anche sì, di abbattere le distanze. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo per il work in progress, sempre insieme a loro, fantastici. Siamo ritornati, mi trovate con la chitarra, in realtà io non so suonare, quindi diciamo, insomma, ognuno ha le sue pecche, insomma, non posso far tutto, insomma, non so neanche cucinare, insomma, sono un disastro. Detto questo, scherziamo, siamo ritornati sempre in compagnia di Peppe e Samuele, Vincenzo, insomma, ormai è pronto con le sue domande. Questo è il momento work in progress, lo conosciamo, lo riconosciamo dai caschi, quindi prima di procedere abbiamo visto altre foto, adesso si svelerà il motivo delle fotografie che abbiamo mandato per i nostri web spettatori, quindi Vincenzo, che dici? Gliela fai tu questa domanda? Sì, quali sono i vostri progetti futuri? Ok, vai tu. Allora, i nostri progetti futuri, in poche parole, tra all'incirca un mese ancora non è decisa la data. Quindi news, ragazzi, quindi siamo news, svelando... tenetevi forte qua. Allora, ci sarà un nuovo singolo che sarà molto forte e pesante come singolo, anche dal video ci sarà tutto un filo logico che comunque si troverà guardando sia il video che uscirà nel canale YouTube, anche sentendo la traccia. È un progetto che porterà ad altri progetti, comunque da questo video ci sarà tutto un continuo. Ci sarà, infatti servirà molto il sostegno dei fan, perché però servirà molto. Quindi like, condivisioni, mi raccomando, passa la parola. Per quanto riguarda proprio questo progetto che ha detto lui, che è questo singolo che dovrà uscire, abbiamo parlato un po' del... abbiamo cercato, diciamo, di intraprendere i videoclip per quanto riguarda proprio il video, quindi gli argomenti della canzone, trasportandoli in videoclip. No, ovviamente non vogliamo svelarvi di più, perché se no insomma bruciamo una tappa importante, però rimanete attaccati ai vostri monitor cellulari e PC e quant'altro. Io ho scoperto, già, Vincenzo, ha una passione legata alla tua, quindi suona tanti strumenti, tra cui anche la batteria, Samuele. Sì, sì. Allora, io da quanto avevo tipo 7 anni suono la chitarra, e invece da super giù dai 13 anni, quindi 3-4 anni fa, ho cominciato a suonare la batteria. E un po' mi baso sul metal e tutto, però piace pure molto la musica pop e tutte cose. Bene, a questo punto, Vincenzo, non ci resta che lasciare uno spazio assolutamente a loro. Adesso c'è Peppe che ci farà sentire qualcosa. Concludiamo con un pezzo che dedica proprio un piccolo, proprio 2-3 note dedicate ai nostri web spettatori. Noi vi riaspettiamo ancora, ovviamente speriamo di vedervi salire sempre di più, ma con i piedi per terra, così come avete dimostrato, rimanete sempre voi stessi. Io e Vincenzo, insieme a Samuele e a Peppe, salutiamo tutti i web spettatori, alla prossima, e vi lasciamo così. Grazie ancora.
Allora, il pezzo che porto è un piccolo pezzo che cantavo da piccolo. Mi ha accompagnato molto, mi ha accompagnato perché comunque è la prima canzone che ho imparato con la chitarra. Ho vinto anche molti contest grazie a questa canzone, quindi è un omaggio, detto più così. E la canzone si chiama Parole Nuove, non so se seguiva dei Cesaroni. Sì. Ed è del cantante dei Cesaroni questa canzone. Però adesso ce la canta. La canterò io. Va bene. Dicono che senza mare non si può comporre una canzone. Il mio plettro è la passione. Per ritrovare le corde di una nuova ispirazione. Devi soffrire un altro po' e galleggiare in fondo al pozzo che ha scavato un'ossessione. Soltanto a buio cerchi il sole. In equilibrio stabile sul ciglio di cordone. Ma io non voglio andare giù. E guardo su. Fuori dall'oblò avevo una serie di stelle che mi pregano di usare altre parole più belle. Niente amore, niente mare, sole, sale, perché musica e parole sono stronze dentro stanze piene da pensare. Like a go go, come dite voi, insomma, quindi mi raccomando, insomma, tutti collegati appena c'è questa prossima uscita che loro hanno ben spiegato, tutti pronti, condivisione, like e iscrizione. Mi raccomando ragazzi, non deludeteci.